Oggi andiamo a parlare di una delle abilità innate più forti di tutto Naruto. Sto parlando dell'abilità innata, l'arte del legno. L'arte del legno è un'abilità innata formata dall'unione dell'arte dell'acqua con quella della terra, che consente, come dice il nome, all'utilizzatore di creare del legno, insieme ad alberi ed intere foreste. Ashirama Senju è stato il più noto e famoso possessore di questa abilità. Tuttavia, prima di lui fu posseduta da Shinju e dall'eremita delle sei vie della trasmigrazione. La sua grande capacità gli garantì il titolo di Primo Okage. Grazie alla sua tecnica segreta della crescita rigogliosa, andò a creare quello che poi divenne il Villaggio della Foglia. La sua abilità gli garantiva di volgere a suo favore l'esito di qualsiasi battaglia. Tuttavia, Shirama nell'uso di quest'arte, è certamente secondo a Shinju e quasi certamente anche all'eremita delle sei vie. Pur però, restando il più potente tra i ninja a saperla adoperare. Orochimaru, nel tentativo di appropriarsi di tale abilità iniettò il DNA di Ashirama nel corpo di 60 neonati, di cui tra questi solamente Yamato sopravvisse. Con il DNA di Ashirama nel corpo, Yamato ha accesso all'arte del legno, seppur non potente come l'originale, ma per via del fatto che Yamato probabilmente non possedeva esattamente la quantità di chakra di cui disponeva invece Ashirama. Eseguì inoltre una procedura molto particolare, stavolta però su Danzo Shimura, impiantandogli le cellule del primo Kage sul braccio destro. Anche se in grado di usare l'abilità, lo fa con un dispendio maggiore di chakra. Per questo Danzo evita di usarla il più possibile in combattimento. Anche Obito è entrato in possesso dell'arte del legno tramite Zetsu Bianco, che a sua volta è stato creato dalle cellule di Ashirama. Quindi, grazie a ciò può utilizzare anche lui le abilità del primo, anche se non è molto abile nel suo utilizzo. Obito ammette inoltre che è perennemente difficile controllare il potere del primo Okage, e un'ulteriore conferma delle parole di quest'ultimo avvengono quando Danzo, durante lo scontro con Sasuke, sul punto di morire, sentì le cellule del primo Okage consumarlo. Portando la parte destra del suo corpo a trasformarsi in un albero. Quindi, seppur abbiano accesso a queste abilità, è dimostrato che le versioni dell'arte del legno di questi tre personaggi sono molto inferiori rispetto a quelle di Ashirama. Per il fatto di non avere molto chakra a disposizione, come quello di Ashirama, e per non avere la sua esperienza nell'utilizzarla, considerando che Ashirama avrà avuto oltre 40 anni per imparare a utilizzarla al meglio. Diversamente dai neopossessori di quest'arte. Madara Uchiha, dopo il suo scontro con Ashirama nella Valle della Fine ha acquisito parte del suo DNA garantendosi così l'accesso all'arte del legno, abilità che ha dimostrato attraverso la tecnica segreta della crescita rigogliosa durante la quarta grande guerra ninja. Inoltre Madara sembra essere abilissimo a padroneggiarla, tanto che sa usare la maggior parte delle tecniche di Ashirama, molto probabilmente copiate con lo Sharingan durante le loro innumerevoli battaglie. Diversamente dagli altri possessori dell'arte del legno, Madara Uchiha ha avuto certamente l'esperienza e il privilegio di poterle assistere direttamente di persona. E come se ciò non bastasse, come Ashirama, anche Madara possiede una quantità di chakra davvero smisurata. Vantaggio che in pochi possono avere. Una particolarità dell'arte del legno è la sua capacità di domare i cercoteri. Più precisamente, non come lo Sharingan ipnotico che controlla le menti, ma sopprimendo il chakra di quest'ultime rendendole inoffensive. Ashirama possedeva diversi cercoteri sotto il suo controllo, che successivamente distribuì alle altre quattro grandi nazioni, in modo da poter creare così un'alleanza equa e duratura. Cosa che poi comunque non avvenne. Anche Yamato, verosimilmente ad Ashirama, in alcuni casi è in grado di sopprimere il chakra del cercoterio. Infatti, nel corso della serie, sopprimerà il chakra di Naruto per evitare che esso si possa trasformare nella volpe a nove code. Questo, bene o male, era tutto quello che c'era da sapere, in linea abbastanza teorica, sull'arte del legno. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere se siete d'accordo con quello che ho detto e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.